Alleluia, buonasera a tutti, ci stavamo preparando sia alla radio sia in video, ogni volta c'è tutta una preparazione che facciamo e qui dobbiamo sistematizzare tutti i nostri contatti, tutti i nostri dispositivi e vogliamo prepararci per pregare, per adorare, per questo primo culto di questo primo anno. E lo vogliamo dedicare veramente al Signore, con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro cuore, gloria a Dio. E hai un versetto? Hai un versetto da leggere? Ah, ok. Leggilo? Sì. Salmo 1, versetto 1 dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto a suo tempo, nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. La parola di Dio non si sbaglia e ci dà sempre dei consigli buoni per noi e dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Se ti sei consigliato dalle persone sbagliate, fai attenzione perché potresti avere delle brutte sorprese. Consigliati con gli uomini di Dio, consigliati con quelli che conoscono bene la parola di Dio, perché così facendo Dio ti benedirà. Ma se ti consigli con persone empie, cioè anche che vengono in chiesa però non vogliono fare la volontà di Dio, o non sono allenate a sentire la voce di Dio, a me, ti troverai nei guai. Quindi beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, cioè non ti confidare in questo tipo di persone, e che non si ferma nella via, perché non guardare a quello che il mondo fa, quello come prosperano, come non prosperano. A te non ti interessa, ti interessa fare la volontà di Dio, seguire Gesù, perché ricordati che hai messo la mano nell'aratro e quindi guarda avanti, vai avanti, perché Gesù sta per tornare. Consacrati a Lui, fai la volontà di Dio e Dio ti benedirà, come dice in questo salmo, che quelli che sono verso le rive di acqua saranno benedetti sempre, cioè quelli che attingono nella parola di Dio saranno benedetti in ogni tempo. Ma non solo che attingono, ma che sono piantati presso i rivi delle acque. Beato l'uomo che è piantato presso, cioè è piantato lì, che dimora lì, che sta lì, che abita lì, che vive nelle scritture, che non si muove. Quindi non farti consigliare da chi Dio non ha consigliato. Ci sono alcune persone che a volte non comprendono manco le scelte degli uomini di Dio. Però Primo Cronache 12:32 dice la Bibbia che i figli di Issacar, che avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare, questi uomini, dice, i figli di Issacar conoscevano i tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare. Avevano intendimento i figli di Issacar. Dio vuole che noi siamo come i figli di Issacar, che hanno intendimento dei tempi, che sanno dei tempi che si trovano, come muoversi, come girare a girare il problema. Ma questo sentire da parte di Dio non viene dall'oggi al domani, è tutto un allenamento negli anni. A volte io ci impiego del tempo per capire qual è la volontà di Dio, e la Bibbia ci dice di non essere
confusi, la Bibbia ci dice di non essere disordinati, ma intendete qual è la volontà di Dio. E se uno dimora nelle acque, piantato nelle acque, arriva a sentire e a conoscere la voce di Dio, che Dio dice: vai piano, vai un po' a destra, vai un po' a sinistra, rallenta, fermati. Quindi è importante essere come i figli di Issacar, Primo Cronache 12:32, che avevano intendimento dei tempi e sapevano ciò che Israele doveva fare o ciò che Israele non doveva fare. Quindi non farti consigliare da persone che Dio non ha consigliato. Alleluia, preghiamo. Nel nome di Gesù, Signore, veniamo a te questa sera, benediciamo questo servizio di culto, di adorazione online. Ma la nostra adorazione non è online, la nostra adorazione è diretta con te. E insieme siamo nello Spirito, questa è la vera chiesa locale, questo è il vero indirizzo. Come Paolo disse, nel nome del Signore Gesù, riuniti io e voi nello Spirito di Dio, ho deciso. Paolo da lontano scriveva ed è unito con i fratelli nello Spirito. E noi siamo uniti nello Spirito di Dio. Per cui noi da qui, voi da là, siamo riuniti nel corpo di Cristo, nella Chiesa del Dio vivente. Siamo riuniti nel nome di Gesù e come i figli di Issacar dichiariamo e decretiamo una mentalità attenta, un intendimento dei tempi e il come saperci muovere. Nel nome di Gesù noi ti ringraziamo, ti adoriamo per la guida dello Spirito Santo, per la promessa di Dio che dice che Dio benedirà i nostri piedi, i passi dell'uomo dal bene, dice la tua parola, sono guidati dal Signore. Guida i nostri passi, le nostre scelte, Signore, in quest'anno, nel nome di Gesù, guida le nostre scelte, nel nome di Gesù. Come i figli di Issacar vogliamo ascoltare, non vogliamo agire d'impeto, Signore. Vogliamo tacere quando è ora di tacere, vogliamo parlare quando è ora di parlare, vogliamo fermarci quando è ora di fermarci e vogliamo camminare quando è ora di camminare. Proprio come Israele, seguiva la nuvola quando si spostava, tutto Israele si spostava, la nuvola quando si fermava, Israele si fermava. Gli altri non potevano capire, ma non ha importanza. Noi vogliamo seguire te, Signore, ascoltare la tua voce, il tuo spirito, la tua presenza. Nel nome di Gesù, rendiamo a te l'adorazione stasera, nel nome di Gesù, amen e amen. Holy night asto forra macarra di debo sovro corriate che mai le suprai ne ste frede le bica ramantiria, oh ti lascio. Rendiamo grazie a Dio insieme con gratitudine. Thank you.
Ondi dalla sia dalla barassoti da dalla bassondi delle bassi. Io vengo a te, eterno io. Nel nome santo di Gesù, Cristo Signore. Per donare in quest'ora soltanto a te. Quanto fa male di
Grazie Gesù, gloria al tuo nome Signore, alleluia. Signore, prima della tua parola voglio pregare nel nome di Gesù Cristo per ogni disturbo fisico dei miei fratelli e delle mie sorelle, nel nome di Gesù, alleluia, affinché la tua mano di guarigione possa scorrere e ognuno ascoltare la parola di Dio tranquillamente, nel nome di Gesù Cristo. Voglio prendere autorità sopra ogni spirito immondo di dolori, di malattie, di disturbi fisici, disturbi psichici, nel nome di Gesù. Che sia ogni demone incatenato con la catena di Dio. Demoni maledetti dell'inferno, spiriti di infermità, di dolori, di malattie, vi maledico nel nome di Gesù Cristo. Siate incatenati con la catena di Dio che è il nome di Gesù. Ubbidite al nome di Gesù. Maledico ogni infermità, ogni spirito di turbolenza familiare, nelle case, nelle menti, nell'anima, nel nome di Gesù. Demoni dell'inferno, siate tormentati in questo minuto, nell'autorità del nome di Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente. Leggo ogni spirito contrario allo spirito di Gesù Cristo, che ognuno possa ascoltare la dolce parola di Dio nella serenità, senza dolori, senza tormenti, nel nome potente di Gesù Cristo. Che il sangue di Gesù inizi a passare in ogni casa, in ogni mente, in ogni corpo, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente. Amen e amen e amen. Gloria a Dio. Ci tenevo a fare questo, così potete seguire la parola di Dio, la dolce, la potente parola di Dio che è venuta per cambiare le nostre vite, pregando, prendendo autorità sopra qualsiasi disturbo possa cercare di affliggere le nostre vite, i nostri corpi. Quindi intanto un saluto veloce, Enzo e Matteo e famiglia, Chiara Ingrasci, Pino Arcadipane della Germania, Solange Iacono, Enzo e Matteo, Ragusa Antonina, ancora Melina Nicastro, Roberto Callari, Massimo Pere e famiglie, Loredana Madoni e famiglie, Vincenza Pellitere e famiglie, ancora chi abbiamo qui, Maria Elena Gozzi, Maria Elena, chissà che siamo parenti, gloria a Dio.
Umberto Palma, poi ancora Ilenia Zaccone con la sua famiglia, Antonio Gentile, Cristina Pasquali, Dio ti benedica, ancora che abbiamo sorella Teresa Vecchio con la sua famiglia, Veronica Macalli con la sua famiglia, gloria a Dio, Rosellina Rosi Barletta, Arca di Pane dalla Germania, Dio vi benedica, Gina Ferlisi, Anna Finocchiaro, Valeria Nobile, Gloria Paolo, poi chi abbiamo qui? Rosetta Sciarrabone, Rosalia Severino, Carmela Sandoro con le vostre famiglie, Dio vi benedica, insomma, e poi tutti quelli che questa diretta diventerà per voi una replica più tardi. Vi ricordo che preparate pane e vino perché stasera abbiamo la cena del Signore, perché è la prima domenica del mese. Quindi vogliamo assolutamente questo giorno fare questa bella cena assieme nel nome di Gesù Cristo. Allora, l'insegnamento di oggi, ok, l'ho messo anche su Facebook come titolo, e il titolo è Nella vita di fede non dimenticate mai il se, che è un condizionale molto, ma molto importante. Perché vedo in giro ministri di Dio, e gloria a Dio per questi ministri di Dio che dicono queste belle cose, tanti ministri di Dio quest'anno, Dio ti benedirà, porte che prima non si sono aperte si apriranno, quest'anno tutto quello che le tue mani toccheranno prospererà, quest'anno gli angeli di Dio faranno cose incredibili nella tua vita, nella tua casa, nel tuo lavoro, nel tuo business, quest'anno non sarà come l'anno scorso, sarà un anno più potente, migliore, benedetto, eccetera, eccetera. Però si sono dimenticati di una piccola frase, di una piccola parola, un piccolo prefisso. E se tu fai un numero senza il prefisso, il numero è sempre inesistente. Questo piccolo prefisso è un se. Nella vita di fede non dimenticatevi mai il se. Il se è un condizionale che ti impone una condizione. Ora qualcuno disse, devo mettere tra parentesi che è un falso insegnamento, un falso profeta, e disse che il se nel Nuovo Testamento non c'è, il se è solo nell'Antico Testamento. Io sono un delfino curioso e sono andato a vedere subito nella Bibbia, siccome non credo a nessuno, non credo manco a me stesso, credo alla Bibbia, cioè non credo a me stesso nel senso, nelle mie intuizioni non credo, voglio andare prima a vedere cosa dice la Bibbia, al che sono andato a vedere se veramente il sé era solo una condizione dell'Antico e non del Nuovo Testamento, e ho visto, come al solito, che la parola di Dio è quella vera, è la verità assoluta, invece gli uomini hanno verità parziali, per cui ho visto che non è vero, ho visto che nel Nuovo Testamento ci sono un sacco di sé, Gesù stesso lo disse, gli apostoli lo dissero, ma non solo. Io ho un argomento che insegno alla scuola biblica che si intitola i principi di interpretazione biblica, e nei principi di interpretazione biblica impone per forza che nelle promesse di Dio c'è, le promesse di Dio sono condizionali, c'è sempre una condizione, c'è sempre il sé. Quindi sia come principio di interpretazione biblica, sia come insegnamento del Nuovo Testamento, Antico Testamento, il sé te lo devi portare tutto l'anno vicino con te. Perché non è vero che le cose cambieranno, non è vero che le cose miglioreranno, non è vero che tu prospererai, se non cammini nelle vie del Signore, se non soddisfi i principi della parola di Dio, ok? Quindi nella vita di fede non dimenticate mai, mai, mai e poi mai il se. Perché è vero che Dio ci ha benedetti. La Bibbia dice, nel libro degli Efesini, al capitolo 1, al verso 3, dice in questa maniera, te la leggo nella versione amplificata, Dio dice che Dio ci ha benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale data dallo Spirito Santo nel Regno Celeste. Notate che Dio è vero che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale, ma guarda caso non in terra, ma in cielo, nei luoghi celesti. Ecco la condizione. Quindi se tu vuoi ricevere benedizioni celesti, devi diventare una persona celeste, devi diventare una persona spirituale. Per cui è vero che Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, cioè nel mondo spirituale, però se tu non sei spirituale non ricevi queste cose, quindi queste sono delle condizioni, ecco il sé. Infatti Paolo, 1 Corinzi 2,14, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio.
perché sono follie per lui, non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterla ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi vedete la condizione. Quante volte tanti fratelli, Dio ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È vero, sì, ma non sono sulla terra, sono in Cristo. La condizione che sono in Cristo, la condizione che sono nel mondo spirituale, e per andare a ricevere queste cose, la condizione qual è? Che tu sei spirituale. Perché se ragioni naturalmente non riceverai un cavolo, non riceverai nulla. Ecco la condizione. Le benedizioni sono nel mondo spirituale. E per andarla a prendere bisogna che tu diventi spirituale, bisogna che la tua mente sia la mente di Cristo. Per questo Paolo dice in 1 Corinzi 2,14, l'uomo naturale, cioè l'uomo che ragiona solo per le cose naturali e non secondo lo spirito, secondo le scritture, cioè non riceve le cose dello spirito. Ecco la condizione. Quindi mi dispiace, ma tanti uomini di Dio, magari per mancanza di tempo, magari perché non è nella sede, nel luogo, ti dicono che Dio ti ha benedetto quest'anno dovunque le tue mani si metteranno, però ci vuole poi un Mario Gozzi che ti dice questa condizione. Certo, non ti piacerà, ti piacerà di più che ti si dica tu toccherai le mani e tutto diventerà oro, tu farai quest'anno, incontrerai, ma ci vuole qualcuno che ti dice anche come funzionano le cose. E purtroppo a me è toccato questo compito. Dio mi ha detto, tutti hanno mandato le benedizioni, anche tu l'hai mandato, però digli anche che nella vita di fede non si devono dimenticare il sé, perché sennò tutto fallirà, poi te la prenderai con Dio, poi dirai che Dio non funziona, mentre tu non funzioni. Ebrei 11,6 dice la Bibbia, te la leggo nella versione della Gioia, dice, ora senza fede, attenzione alla condizione, vedete la condizione? Ma riesci a vedere la condizione, il sé lo riesci a vedere o lo vedo solo io? Or senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi vuole avvicinarsi a Dio deve credere che Dio esiste e che è il ricompensatore e ricompensa quelli che sinceramente lo cercano. Vedete le condizioni. È vero che Dio ti benedice, ma ci sono due condizioni. Uno deve avere fede, l'altro lo devi cercare. Per cui vedete, a che fa? Se io non lo cerco, Dio non mi benedice? No, secondo la Bibbia no. Ma che fa se io non ho fede? E fede, pistis, nel greco, non significa solo io ho fede per ricevere. Fede significa anche fedeltà. Significa che se tu non hai fiducia in Dio e non hai fedeltà verso Dio e non lo cerchi, tu non ricevi. Ecco la condizione. Quindi molti predicatori si sono dimenticati di questo sé. E questo lavoro, che magari non è entusiasmante, tocca a me. Ma io vi voglio dire la verità. Vi voglio insegnare le scritture. E qui inizia senza fede. Ecco la condizione. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi vuole avvicinarsi a Dio deve credere che Dio esiste, uno, e che ricompensa. Mi piace questa parola ricompensa. Nel testo greco questa parola ricompensa è colui che paga salari. Che è colui che paga i salari, colui che paga i stipendi. Ha mai trovato qualcuno che ti dà lo stipendio senza fare nulla? Così come nel naturale, nelle cose spirituali. C'è questa condizione. Gesù stesso insegnò il condizionale. Non è vero che Gesù nel Nuovo Testamento non c'è condizionale. Mi dispiace a me per questo falso profeta che insegna lì per grazia e che dice il sé è una condizione dell'Antico Testamento, con la sti, testamento. E così svia le persone. Questo dice, non c'è bisogno, tu le ricevi perché sei figlio, tu ricevi perché sei figlia, non ci sono condizioni nel testamento, non ci sono condizioni. Ti darei io la condizione a te, falso profeta. Ti toglierei il tesserino, non so di cosa, ma ti toglierei il tesserino. Gesù dice in Giovanni 15,7, se dimorate in me e se le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. L'avete visto il se? Accendiamo i fari. Inizia subito con il se. Giovanni 15, verso 7, è Gesù che parla, Gesù è la verità.
se dimorate, se restate lì, se dimorate nelle mie parole e se le mie parole dimorano in voi, poi dice domandate quello che volete, vi sarà fatto. Cioè, ve la leggo nella versione gioia, ve la dico con gioia, Giovanni 15:7, dice ma se restate uniti a me e obbedite ai miei comandamenti, potete chiedere tutto ciò che volete e vi sarà fatto. Non è più bello? Non è più profondo, più entusiasmante, più gioioso? Cioè, no, pastore, preferivo la prima che diceva dimorare non comandamenti. Beh, la versione della gioia, che amplifica il testo greco, ti dice invece, ma se restate uniti a me, ubbidite ai miei comandamenti, potete chiedere tutto ciò che volete e vi sarà fatto. Iper grazia, siete arrivati troppo in ritardo. La gioia vi ha fregati. Perché la gioia amplificato, mi piace perché ho sbirciato un po' la filosofia di quelli che hanno tradotto la Bibbia della gioia, è che loro hanno dovuto amplificare proprio il testo originale. E c'è un metodo che non vi sto qui a spiegare, perché se lo vi confondete non è questa la sede. Però quello che voglio dire è che dimorare significa rimanere uniti a Gesù. E poi dice, dimorare significa anche ubbidire ai suoi comandamenti, quindi non dimenticare il sé. Dimentica, se tu cammini per i cavoli tuoi, dimentica che quest'anno le cose cambieranno. Non è vero che cambieranno, ma io prego. Puoi pregare quando vuoi fino a diventare grigio. Non cambierà nulla, non cambierà nulla. Gesù disse, se restate uniti a me e ubbidite ai miei comandamenti, potete chiedere ciò che volete e vi sarà fatto. Andiamo avanti ancora. Vediamo in Giovanni 8, 30 e 31, Giovanni 8, 30 e 31 dice, Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, dice, se dimorate nella, ancora con questo condizionale, cioè Gesù proprio ci torna con questo condizionale, Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quest'anno riceverai tu liberazioni? Non lo so. Quest'anno tu riceverai cambiamenti? Non lo so. Quest'anno riceverai tu liberazioni? Non lo so. Dipende da te se dimori nella parola di Dio. Come dice Giovanni 8, 30 e 31, dice che tu se dimori, nella vita di fede non ti dimenticare mai il sé, se dimori nella parola, perché se tu dimori nella parola, la parola ti darà visione, la parola ti darà, non ti farà dimenticare le promesse di Dio, non ti farà dimenticare le parole di Dio. E lì se dimori, quindi tu hai fede, tu cammini in fede, diversamente camminerai in incredulità se non dimori, se non resti fermo. E quindi ci conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Paolo scrisse ai Colossesi al capitolo 1 al verso 21, dice voi stessi che un tempo eravate strani, nemici nella mente, con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé, irreprensibile senza colpa, seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza del Vangelo che voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo, di cui io, Paolo, sono divenuto ministro. Paolo dice, siete stati salvati, però se non perseverate, perderete tutto. La versione gioia dice così nel verso 23 di Colossesi 1, dice... L'unica condizione però è che voi credate pienamente alla verità nella quale dovete rimanere ben fondate e saldi, forti nel Signore, che non permettiate a nessuno di sviarvi dalla vostra speranza e della buona notizia di Gesù che è morto per voi per salvarvi. Questo è il Vangelo che ognuno di voi ha udito e che ora divulgate in tutto il mondo. E io, Paolo, sono stato scelto da Dio per annunziare alla gente. Cioè qui ci sta dicendo l'unica, guardate, Colossesi 1:23, l'unica condizione però è che voi credate pienamente alla verità fino alla fine. Nella versione della Nuova Diodati dice se perseverate nella fede. Quest'anno riceverò le benedizioni se persevero nella fede. Quest'anno riceverò grandi benedizioni se persevero nella fede. Quindi nella vita di fede non ti dimenticare mai del sé. Tutte le promesse di Dio sono condizionate, ci sono condizioni.
di camminare in fede, camminare in amore, camminare in pace, iniziando a casa, con la famiglia, come dice Primo Pietro, che dice affinché le vostre preghiere non siano impedite. Bello è che io mi metto su Facebook dovunque, Dio ti benedirà, oh, sarò il migliore predicatore del mondo. Dio, quest'anno dovunque tu metterai le mani diventerà tutto d'oro, e quest'anno si apriranno le cataratte, cioè, beh, non prospererai se tu non apri il flusso con le decime e le offerte, come dice la Bibbia, beh, tu non prospererai. Dice, allora che fa? No, è perché la decima e le offerte ti aprono il flusso delle benedizioni di Dio. Isaia 1,19 dice, se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Per cui se non fai azione di fede quest'anno, se non fai azione di dichiarazioni quest'anno, se non dimori nella parola di Dio quest'anno, se non semini con decime offerte quest'anno, se non proclami la parola e resti fermo nella fede, le cose non cambieranno mai. Quindi è bello, certo, io farei più figura se mi metto su Facebook e inizio a dire belle cose, Dio ti benedirà, Dio ti aiuterà, Dio ti guarirà, Dio qua, Dio là. Però arriva un Mario Gozzi che guasta la festa per mettere questo sé davanti a ogni cosa. E certo, sarà più credibile un ipergraziano, sarà più credibile un uomo che ti dice invece che non c'è bisogno, se tanto siamo figli, riceviamo a prescindere, non c'è bisogno che fai questo, non c'è bisogno di andare in chiesa, non c'è bisogno di dare decime offerte, non c'è bisogno di perdonare, non c'è bisogno di leggere la Bibbia, non c'è bisogno di proclamare, non c'è bisogno di far niente, ci sediamo comodi nella nostra sedia e non facciamo un cavolo. E allora il Signore, che è un buon Dio, ci benedice. Beh, non è quello che insegna la Bibbia. Questa, la Bibbia li chiama favole. Li chiama favole. E il Vangelo non è una favola. Il Vangelo è una buona notizia. E come mi piace, come dice qui l'Apostolo Paolo, che dice il Colossesi 1,23, seppure ci siete stati salvati, seppure perseverate nella fede. La versione della gioia, il verso 23 dice, l'unica condizione però che voi credate pienamente. Quindi ci sono condizioni, ci sono condizionali. Non è qualcosa dell'Antico Testamento. È una verità biblica che accompagna l'Antico e il Nuovo Testamento è per sempre. È per sempre. È per sempre. Gloria a Dio. Bene, io voglio concludere qui perché ora ci prepariamo per la cena del Signore. Mia moglie ora speditamente inizia a prendere il pane, il vino e iniziamo a prepararci, Gioele, mentre cantiamo un canto. Per cui nella tua vita di fede, ora io faccio una cosa bellissima, metto questi appunti che ti do, questi versetti che ti do, li metto nel gruppo WhatsApp, faccio copia e incolla, li metto su WhatsApp e casomai qualcuno li vuole, può chiederci anche su Facebook, magari li metto pure anche su Facebook. Aspettate che faccio in diretta tutto, copia e incolla, mentre mia moglie prepara la cena del Signore, preparate pane e vino. Io vi mando subito, intanto li mando nella chiesa rifugio, li mando anche su Facebook, qualora vogliate rimeditare queste cose che ho detto, li volete far leggere a qualcun altro, magari che non crede, che dice, no, ma che fa, il Signore è Dio amore, poi inizia a dire Dio è amore. Come se le condizioni che Dio ha messo cambia l'Iddio di amore, cioè senza condizioni Dio non è amore. È come quei padri che permettono tutti i loro figli, ah, mio padre è buono, mia madre mi permette tutto. Beh, non sono buoni genitori, non sono veramente buoni genitori, perché un buon genitore educa, corregge, mette anche limiti a volte per benedire, perché vuole bene ai propri figli. Gloria a Dio. Quindi prepariamoci per la cena del Signore. Gloria a Dio. Qui mi mandano delle foto, penso. Vediamo un po' se è vero. Ecco, amen. Sì, i fratelli e le sorelle sono pronti. Dicono amen, pronti per la cena del Signore, pronti a mangiare questo pane. Benedetto, oserei dire. Perché benedetto? Perché c'è la cena del Signore. Quindi ognuno, dice la Bibbia, esamini se stesso. Vedete un po', Gioia, facciamo un po' di musica. Ognuno esamini se stesso, veda la propria condizione spirituale,
Come dice Paolo, ognuno esamini se stesso, così mangi del pane e beva del calice. Primo Corinzi 11. Prima di mangiare esamina un pochettino te stesso, ok? Non avere fretta di mangiare, non avere fretta di bere il vino. Gloria a Dio. Non avere fretta. Stai tranquillo 2 minuti, pensa un attimo a Gesù, pensa un attimo se ci sono cose che devi chiedere perdono a Dio, se la persona che è coinvolta in qualche offesa è vicina a te, chiedi perdono. Se non metti nel cuore di chiedere perdono alla prima occasione che hai, perché la Bibbia dice ognuno esamini se stesso, così mangi del pane e beva del calice. Esaminiamo noi stessi per qualche istante. Mentre mio figlio Gioia fa un canto, ci fermiamo per esaminarci 2 minuti, proprio 2 minuti contati. Ci esaminiamo. Se non abbiamo problemi con qualcuno, forse dobbiamo metterci quest'anno in regola con Dio, ok? E dire: Signore, mi voglio mettere in regola con te, voglio fare la tua volontà, voglio aggiustare la mia relazione sentimentale, emozionale, voglio quest'anno, Signore, che questo vizio sparisca dalla mia vita, voglio mettermi in comunione con te, voglio aggiustare la mia relazione di coppia, voglio aggiustare la mia vita, Signore, la voglio mettere in regola davanti a Dio e davanti agli uomini. Quest'anno, Signore, voglio fare dei passi veramente, perché so che non ci saranno benedizioni se io non mi metto in regola con te. Gloria e gloria a Dio. Grazie Gesù. Esaminiamo noi stessi. Gesù ti parlerà, ti dirà di cambiare qualcosa quest'anno. Se nella vita di fede non dimenticare mai il sé, siete disposti a obbedire e mangerete i frutti migliori di questa terra. Isaia 1:19. Servire te.
poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ha anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese il pane e rese grazie, lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Mangiamo assieme, fratelli, nel nome di Gesù. Riceviamo guarigione e salute divina. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. C'è guarigione mentre mangiamo il pane. Parimenti, dice la Bibbia, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che ne mangiate di questo pane e bevete di questo calice, come stasera, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. E per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Prima di bere, fratelli, esaminiamo noi stessi, che sia una cena di benedizione, non di condanna, che sia una cena di benedizione, non di condanna. Discerniamo il corpo del Signore, il sangue del Signore, noi riceviamo vita. Contrariamente, questa benedizione passa oltre e non cambia, la tua vita non cambia. Ecco i condizionali, ci sono un sacco di condizioni, ognuno esamini se stesso. Signore, noi perdoniamo chi ci ha fatto del male, perdoniamo i nostri nemici e alleggeriamo i nostri cuori, le nostre menti, da ogni rabbia, risentimento, amarezza, rancore, li buttiamo fuori dal nostro cuore nel nome di Gesù Cristo e dichiariamo perdono a 360 gradi. Perdoniamo nel nome di Gesù. Aggiustiamo le nostre vite nel nome di Gesù. Beviamo assieme il calcio, fratello. Esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Yeah.
Cambieranno le cose quest'anno? Cambieranno se se noi cambiamo, se noi ci mettiamo in riga con le cose di Dio e con la perfetta volontà di Dio. Amen. Perché se tu cammini nella parola di Dio, tutto quello che tu fai sarà benedetto. Non c'è niente, cioè a volte non c'è bisogno manco di chiederli, perché cammini nella volontà benedetta di Dio e tutte le benedizioni verranno su di te, come dice Matteo 6,33, che dice: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte, perché cammini nella volontà benedetta di Dio. Che il Signore ti benedica, ci vediamo giovedì, sempre online, sempre alle 18:30, e che Dio vi benedica e vi arricchisca con la sua grazia. Pace a tutti voi.